È un bellissimo periodo per voi, un'altra vittoria e soprattutto un secondo posto finalmente conquistato. Sì, è un periodo molto intenso e abbiamo fatto tantissime partite, sono andate benissimo e avevamo un obiettivo, quello di superare il Milan e arrivare in cima alla classifica. E adesso siamo lì e non possiamo fare queste cose. Mese di febbraio intenso, ci sarà tra l'altro tra due turni, se non mi sbaglio, lo scontro diretto tra Juventus e Milan, dovreste e potreste approfittare. Sì, sicuramente adesso dobbiamo far bene le prossime due e guarderemo la partita Juventus-Milan, sicuramente qualcuno perderà qualcosa, o entrambe o una delle due, quindi sicuramente sarà una bellissima partita. Senti, se non mi sbaglio ho 8-9 clean sheet in difesa, non sono venute gol da tantissimo tempo. Qual è il segreto? Siete troppo forti oppure avete migliorato la finita? No, abbiamo fatto delle partite veramente buone, ma sono tutti gli aspetti, attacco, centrocampo e difesa. E sicuramente era un aspetto che dovevamo curare meglio perché abbiamo preso tanti gol soprattutto all'inizio e quindi ci abbiamo lavorato e abbiamo raggiunto dei risultati buoni. Avete rigiocato contro il Bari, no? Dopo l'andata, secondo te, ecco, è un po' magari un vuoto legislativo, cioè è stato comunque un problema mettere questa gara in mezzo al calendario che comunque già è fitto anche per la nazionale, penso. Non so, è un po' una cosa strana, possiamo dire, nel calcio, una partita rigiocata, poi comunque per un errore arbitrale che non sa.